Giardino della Colimpietra ha organizzato un evento fantasmagorico, unendo cultura, unendo scienza, unendo uno sguardo al futuro. Io sarò uno di questi attori che vi porterà un attimino fuori dalla terra, ma ci saranno anche altre persone che invece vi daranno delle cose di carattere culturale riguardo a quello che è il giardino di vero e proprio, e faranno vedere un attimino come si può collegare la terra allo spazio. Palmisano sarà collegato con Agrigento, allora? Luca Palmitano, l'astronauta italiano che adesso è sulla Stazione Spaziale Internazionale, ci manderà un videomessaggio e quindi lo vedremo sulla stazione in questo videomessaggio, e poi ci ha promesso una sorpresa che non ha voluto dirci, quindi dovremo aspettare domani sera nella manifestazione per vedere che cosa si sarà inventato. Quale vuole essere l'obiettivo principale di questo evento? Forse questa domanda qua la dovremmo fare agli organizzatori dell'evento, perché in effetti, diciamo così, poi gli obiettivi principali dell'evento li chiedete loro. Per quanto mi riguarda la mia partecipazione, l'obiettivo è quello di far sognare un attimino la gente, fargli capire che c'è un mondo esterno, che abbiamo ancora tante cose da imparare, che stiamo andando a esplorare, che è importante che da un lato continuiamo a fare ricerca e dall'altro è importante anche continuare a guardare avanti. Questo è importante per tutti e soprattutto è importante per i ragazzi, per dargli un attimino di spinta verso il futuro, per dargli un po' di speranza e anche farli lavorare in questo settore che è importante.